Ah, che livello sono? 64, manca poco per la piccola Alice. Il 69. No, Ruby, andiamo direttamente a Bizzellino duro duro. Che eroina sublime Murasaki no Ue doveva rappresentare la donna ideale del periodo Heian, la bellezza Heian per autonomasia. A proposito di Murasaki no Ue, ecco una domanda per voi. Nel Genji Monogatari, Murasaki no Ue viene descritta come una donna della più alta classe nell'aspetto, nell'intelligenza e nel carattere. Nella poesia che il protagonista Genji le manda, a cosa viene paragonata? Allora, un fiore di ciliegia, un gatto o l'ortensia? Vai a vedere l'aiuto del pubblico. No, vabbè, comunque Sefi Monogatari in realtà è una parola giapponese generale, eh? Non è che è per forza l'anime. Ah, è un fiore di ciliegio, vabbè, è normale. Mica potrebbe essere un gatto. Sì, Sefi invece l'avrebbe paragonata a un gatto. Significa che la tua immagine, splendida come un fiore di ciliegio selvatico, non abbandonerà mai la mia mente. Che raffinatezza, a confronto con loro, voi siete... Ah, i giovani! Ci vuole bene sto prop. Ah, veramente? È proprio da prendere a calci sui denti. Ultimamente Egi-san mi fissa di continuo. Spero che non voglio mettermi di nuovo in imbarazzo. Mi fissa di continuo. In effetti manca lei anche. Che stellare nel tuo. Beh, andiamo da Fuka. Sì? Purtroppo ancora non possiamo avanzare con Fuka. Quanto ci vuole per poterla mettere incinta? E niente, bisogna aspettare. Perché purtroppo le ragazze giapponesi vogliono aspettare il fidanzamento prima di fare le cose. Insomma, non è proprio così. Che ci fa lui qui? Che ci fa lui qua, veramente? Fa freschetto, non prendere freddo. ここ、たまに寄らせてもらってるけど、不思議と君とは合わないよね。じゃあ、僕帰るから。じゃあな、領事。今の領事さんでありますか?うん。今ちょうど帰ったとこ。彼、なぜここ?Perché era qui? Per vedere Junpei dalla gita scolastica passano parecchio tempo insieme. Vabbè, che sarà mai? Lui è pericoloso. Sono d'accordo. それは否定しないけどね。初対面でミツル先輩を口説いてたし。でも、両次君と話してるの見てたら、純平君。まあ、なくしたもんばっか見ててもな。戻らないもの。お、どうした、愛ちゃん。いいですね。それ、私、機械なので。 Io sono una macchina, quindi non comprendo cosa si provi a essere vivi. Cioè, lei invidia Junpei! Davvero, ma non sembri così diversa. Nel mio caso è più corretto dire che funziono, non che sono viva. No, sei ripreso subito, Sefi il coglione. Sei felice? No,
やっべ、長話してらんねんだ。俺課題山ほど出されちまって、しばらくサボった罰だってよ。まあしゃあねえわな。順平が勉強なんて雪が降るかもね。順平che vuole studiare si mette a nevicare。Vabbè, meglio andare a dormire allora. Sì, sta per arrivare l'apocalisse. No, l'hai sentita? Non dovrei possedere il dono della vita. Stai notando che sta in realtà diventando umana? Sì. O che sta pensando a tutte queste cose? Beh, altrimenti non si sarebbero salvati, no? L'idea che ti possa succedere qualcosa mi fa... Non preoccuparti per me. Allora, anche lei si sta innamorando? Per me sei davvero speciale. Non riesco a spiegarmi il perché, ma voglio rimanerti a fianco. E niente. Ora anche gli androidi andiamo a trombare. Ma c'è un problema, Steffi. Il buchino dov'è? Io avrei fatto romance. Ah, solo con lei te. Ah, tu è proprio la monogamia. Non posso morire, quindi nessuno piangerà per me. No. Devo fare qualcosa. Non è che magari hai intenzione di sacrificarsi? Oddio, ma mica andremo a combattere contro Ryoji con la luna piena? Cioè, farebbe ridere sta roba. Soyebo. Vabbè, questo ormai lo sciottino, mi ha capito, un imbecille. No. No, non conviene. Soka. Allora, andiamo innanzitutto sul tetto. Infatti devo comprare un po' più di piantina. Allora, faccio le domande. E finalmente me ne sono ricordato. Guardate qua. Ah, questo è importante, fammi salvare. Questo è molto importante. Solo di sera la sfida a ghiottone di Wild Duck Burger in corso, 1800 yen. Come diceva Elizabeth, di sera c'è una sfida gastronomica. Andiamo. Oh. La sfida del ghiottone. Fa cedere anche i contendenti più famosi. E una quantità assurda di hamburger. Chissà se sarò in grado di finire tutto. Per quanto io mangi, la quantità di hamburger non accenna a diminuire. Cosa scegliamo? Dobbiamo concentrarci sugli hamburger. No. Un hamburger alla volta. Dobbiamo distogliere lo sguardo. No. Ho mangiato con lo sguardo perso nel vuoto e mi sono sentito meglio. Mi sembra di fare progressi, ma non devo cantare vittoria. E ora? Prendiamo una pausa? Mangia senza fermarti. Sopportando il dolore sono riuscito a tenere il ritmo senza fermarmi. Così mangia Crystal, secondo me. Ogni volta che mangio sul posto di lavoro. Un ultimo sforzo. Come faccio ad andare avanti a completare la sfida? Gusti e sapori. Immagina qualcosa di aspro. Mastica bene e lentamente. Gusta i sapori, forse. Voi cosa dite? Crino, non serve flexare la tua conoscenza del McDonald's. Allora, ora vi dico io. Non lo indovinerete mai.
Immagina qualcosa di aspro. E che vuol dire? E che cazzo ne so. Sono riuscito a mantenere il ritmo immaginando di mangiare qualcosa di aspro. What? Non ha senso. Sono riuscito a mangiare la montagna di hamburger. Servivano ritmo, tecnica e resistenza mentale. Sento di aver imparato molto. LOL. Peccato che tutto ciò non ci serve. Che trolloni, eh. Ora posso ordinare il menu Wild Duck Weekend quando è disponibile. E ora le cose serie. Moshimashi, watashi desu. Yabun ni sumimasen. Sono 先日来の彼女の扱いですが anche lei ha dei sospetti. Un'autopsia completa. Capito a chi si sta riferendo. Ah. Come il cadavere trasformato? È il cadavere del presidente. Ma cosa? Quindi è vivo. Lo sapevo. È vivo. E niente. Scusami, classico cosa va a fare, ma te con che come che adesso lo affrontiamo? Ma ta henka ga aru yō deshitara. Hai, onegai shimasu. Deva. Perché sembrava strana, no? Che morisse così. Douyū koto nan da? Tonikaku, shibaraku wa seikan shite, jitai o mikiwameru shika nai ka. Sì, magari un mostro con i tentacoli, Crystal. Quindi avevo ragione per tutto il tempo, è vivo. Wow, che felicità. Ah, oggi sembra che oggi non fosse a scuola, che abbia avuto un imprevisto urgente. Dobbiamo vederci, vieni nell'aula di musica. Scusami per lo scarso preavviso, ma dobbiamo vederci subito. Si comporta in modo strano. Mica siamo obbligati ad andare da lui. Mi sa che non siamo obbligati, Non vorrei dire una fesseria. Però andiamoci. Aspetta, prima di andarci, parliamo con Elisabetta un attimo. Gokigen. Watashi kara no subarashii. Vedo che ha affrontato la gara di cibo del negozio di hamburger. Non era a conoscenza del fatto che completarlo ti avrebbe garantito l'accesso a una combinazione fuori menù. Subarashii. Che servizio generoso, subarashii. Aspetta, qualcosa di meglio. Cerca la bevanda con il mio nome. Pare che il mio nome stia venendo usato senza la mia approvazione. La voce dice che questa bevanda sia disponibile solo in un luogo non popolare. In un posto poco popolare. Poco popolare. E mo qual è sto posto? Oddio, ragazzi, quale può essere? Ma mica è qua. Aspetta. Ah, ma questa è l'aula di... Ah, no, questo è di oggi. Ah, luogo poco popolare, quale può essere, mo? Elizabeth Batwater. Mm.
L'acqua che ha utilizzato per lavarsi i piedini. Che immaginate schifo. Quanto andrebbe a ruba quell'acqua. Pensate un po'. Proprio a dissetarsi, no? Buona ora buia a tutta. Ah, vero, adesso è mezzanotte. Buona ora buia a tutti. E qui e qui. Prima di tutto compro un po' di semi. No, no, aspetta. E da questa parte. Ah, stanno parlando degli strega. Infatti ormai sono spariti. Qua comunque scommetto che diventerà popolare. Dovrei scendere le scale ed entrare. Scusa, non siamo ancora aperti. Ehi, ma tu sei un liceale. Non dovresti essere qui. Ah. Ma il barista mica è dell'altra sponda. Per continuare a fissarmi. Sembra che tu sappia il fatto tuo. Beh, male non fa. Vuoi provare questo nuovo cocktail di mia invenzione? Non ti preoccupare, è analcolico. Perfetto equilibrio tra dolce e salato, un sapore rinfrescante. Forse non è per ragazzini. Oh beh, ti dirò, te ne do una bottiglia, offre la casa. Torna pure quando sarai maggiorenne, ti farò provare la roba migliore. Cosa non si fa? Cosa non si fa per fare questa missioncina? Se devo essere onesto, mi fa davvero sentire un po' superba. Più tardi mi ritaglierò un angolo per goderne. Cosa? Aspetta un attimo, contro una cosa. Ok. Ah, pure qua bisognava fare, vedi? Adoro queste bevande rare. Hai mai visto questa su Koden? Si trova solo in autunno. La vuoi? Beh, non posso dartela gratis. Va bene, compra per 5.000 yen. Secondo te, se facessimo una bevanda con quei cachi, agli appassionati potrebbe piacere? A me piacciono molti i cachi, a voi? Io non tanto. Ah, te non tanto? Questa sensazione granulosa deve essere un ingrediente nell'Oden. Sa di daikon o di uova? Che mistero. Vedo che la tecnologia avanza a grandi passi. Aspetterò più tardi per assaporare questo succo. Uniforme invernale. Ah, mi aspettavo qualcosa di meglio. Andiamo a vedere cosa vuole da noi. Magari adesso si andrà a dichiarare. Arigato, kite kurete. Ya. Nan daro. Totuzen nani ka ni sekitatereru yona kimochi ni natte. Kimi ni aitaku natta nda. Kimi to hanashi. Demo nani o hanaseba ii no ka. Dakara kyou wa kimi ni oreo iou kana. Ringraziarmi. Kimi to atte kara sonna ni jikan ga tatte nai kedo, boku wa kimi to kakawaru koto de takusan no koto o shiru. Sento di aver imparato tantissimo stando con te. Credo che volessi davvero ringraziarti per questo. Gakkou ya machi o aruite kimi ya kimi no mawari ni iru hito tomo hanashi o shite issho ni tabi ni mo iketa. Are wa ta
新しいものに触れたりできることが増えたりするのはとても面白いよ。No, amore! Cosa sta suonando per noi? Oddio, ma sembra veramente una scena yaoi. Konna-fu-ni, ne? Come questa? Posso unirmi a te, amore? Andiamo. Andiamo. Forse lo faremo un'altra volta. Come quando ho visto quelle coppie a Kyoto. Ma Ryoji, quando ho visto quelle coppie a Kyoto ho provato una sensazione mai sentita. Penso di essere una coppia con te. Infatti, credo di aver capito cosa significa stringere un legame con qualcuno. Posso fermatelo? La sensazione di superare qualcosa insieme, aiutandosi a vicenda. Oh, mamma mia, ma allora è veramente canonica questa roba. No, vabbè, ragazzi, chiudo la live. Non posso andare avanti. Cioè, mi rifiuto. Voglio che tu sappia che per me sei molto importante. Oh! Ecco. Come vorresti qualcosa di più oltre l'amicizia, Ryoji? Oh, sta dicendo tutto lui! Io sto zitto! Io sono una vittima di questa situazione! Kimi wa dou? E tu? Perché lo dici? Yappari jibun demo yoku wakaranai. Non ce la puttana. E Fuga mi ha salvato. Grazie Fuga. Scusami, sto interrompendo qualcosa. No, Fuga, non hai interrotto nulla. Mi sono salvato la vita. Ve lo dico che ha scritto, ti prego, non inserirlo nell'arem. Da Fuga a Fuga un attimo, Cristo. Ryoji stava... Ma... È dato. È scomparso. È buttato giù dalla finestra. Guarda, guarda la marca del pianoforte, tipo Yamaha, no? Però, ovviamente, leggermente modificata per evitare il copyright. Mica è l'ultima volta che... Che si, cioè, si farà vivo? Io e Fuka siamo usciti dall'aula di musica e siamo tornati al dormitorio. Non riesco a togliermi dalla testa la melodia che ha suonato Ryoji. No, 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 io voglio subito cancellare tutto! Voglio cancellare questo fottutissimo ricordo. Ah, intanto qui abbiamo gli ordini, scarpe del flagello, occhiali a infrarossi. Okaeri! Magari uscirò con Ryoji. No! Beh, lui ha detto, ma io non so dove abita. E meno male, e meno male. Illusione del ghiaccio media. Annulla oscurità fatale. Annulla la paura. No, questo me lo voglio tenere.
Ma non mi dite che il boss può provocare paura? Può essere. Meglio non sottovalutarlo, assolutamente. Vabbè ragazzi, io penso che possiamo prepararci, no? Per fare la grande battaglia. Giuro di proteggerti a ogni costo, per cui metticela tutta agli esami. Tanto ormai ho tutto al massimo. Rioja ha chiesto di uscire a Mitsuru. Mi stupisce che sia ancora vivo. Pensavo che fosse tutto chiacchiere e invece ha pure del fegato. Nana. Quanti anni hai? Perché ce lo chiedi? Perché signora Tanaka chiede l'età? Se vai liceo ne avrei 16-17. Non chiedere la mia età però. Vieni subito, il tempo è denaro. Ora cosa cazzo vuole proporre? Sì, perché ci ha chiesto l'età? No. No, vabbè ragazzi, questi qua no. Ho capito, hanno paura di fare qualcosa sui minorenni, dai. Posso insegnarti una lezione di vita assolutamente imperdibile. Ed è anche gratis. Spero di rimanere vergine in culo anche stasera. Kunaida machinaka de koe kakerareta no ne. Anta yori ikutsu ka toshiue no otoko no ko ga. Arigatou gozaimashita. Ok, questo. Perché secondo lei? Non che ne vada fiero, ma non mi interessa cosa pensano i clienti. Ah, vedi, Ruby aveva pure sbagliato a suggerire. Sono il presidente di un'azienda che vende prodotti fasulli, che poi va pure a comprarli. Ha detto di aver lasciato il lavoro part-time e che avrebbe studiato per diventare un magistrato. Vuole punire gli uomini d'affari come me, che aggirano le regole. Ma ha detto che sono un cattivo esempio, anche se non ne ero consapevole. Ma se diventassi un magistrato e mi sbattesse in galera, immagina che così non potrei più darti consigli. Il bizzarro social link che è questo. Ma veramente? Mi sa che... Voglio che gli azionisti lo sappiano. A quanto pare i ragazzi d'oggi non sono così ingenui. La nuova generazione. Stavi dicendo? Mi sa che il social link finirà con il suo arresto. Sarebbe bellissimo. Ok, boss fight. Ti immagini se adesso lei muore e si sacrifica per salvare il protagonista? No. Farebbe ridere. Aegis è schizzata via. Dove sarà andata? C'è un tizio vestito da monaco che si diverte parecchio ogni notte. Non può essere un vero monaco, no? Ma possono bere alcol loro? Yuko mi ha dato una pista su un monaco che si diverte parecchio in un locale. Dovremmo andare a vedere questo monaco, voi che dite? Chissà, Ruby, chissà. にしても
Come ho minato sta cosa? A me, onestamente, non piace molto il suo social link. Ora te. Non mi dice niente. Ah sì, infatti è questa. E perché sai insegnare bene? Ma che cazzo? Cioè non vogliono prendere una pausa? Forse dovrebbero correre di più. Com'è facile, no? Avere a che fare con le ragazze. Sai che dico? Hai ragione. Ha fatto io tutte le ricerche su come evitare di sforzarsi. Va bene, ascoltate. Madonna, vedi come fidanzata. Immaginate che palle. Non ho mai essere chiamata signora. Basta, sempre dalle ragioni loro te la danno. Sì, Ruby, hai capito tutto. Siamo ancora al rango 5 con lei. Male, male. Sembra che i bambini vogliono correre con te. Che palle. Maledetti marmocchi. Ah, ci siamo allenati con i bambini fino al calare del sole. Quello che farebbe Crystal, no? Visto che lei ama i mocciosi. Aegis non c'è. Com'è possibile? No, ma non è perché sta flirtando con tutti. Anzi, con tutte, madonna, cara Yukari. E poi cavolo, siamo già al 2 dicembre. Ma conviene? Aspetta, fai vedere. Eh sì, conviene. Ah, falli cadere. Madonna mia. Yes. Non ha proprio l'istinto materno. Ma vada sì che cambierà idea, un domani. Intanto... Ma che combattiamo contro di lui? La gente normale non dovrebbe poter andare in giro liberamente. Ma tu ti sei adattato in qualche modo, fin troppo bene per un umano. Ora diventa pazzo? Sei un mio nemico. Teki.
Che se lui è la famosa unione delle 12 ombre. Ci siamo già incontrati, io e te eravamo avversari. Ah. Chi sono io? Chi sei tu? Bello, il tuo vero nome è Morte. Tu sei l'ombra che ho imprigionato 10 anni fa. What? Ah, quindi... Oddio, fa vedere. すぐ僕はこの橋に降り立った。私の目的はシャドウを殲滅すること。そのために私は私という人格とペルソナを授けられた。 Bello Stefi. Oddio, guarda il suo aspetto. Tutti mi conoscono come la morte. Demo umareta toki shikara no ichibu ga kudakete chirabatte shimatte. あの時の僕はまだ不完全な存在だったのだ。それでも力は想定を超えていた。 Mi sa che è bello forte. Ha pur sempre Morte nel nome. Trovi solo una persona adatta a contenerti. Un bambino umano che si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma hai visto bene quel bambino? Sì. Raga, avete capito chi è quel bambino? Vedi che Crystal ha capito subito. Senza sapere l'ho condotta alle mie 12 parti mancanti. Quindi lo sciopino stava dentro il protagonista. Pensati. Grazie che sei ammazzato te i nostri genitori. Grazie, erano già morti. Sono più forte di prima. Hanno fatto un filmato lungo, eh? Ti immagini se adesso muore? Non credo. Non ho motivo di esistere. Muore l'autodistruzione. Ti stavo trollando ora. Un po' morire. Io no? Non ho fatto adesso. Yukari, dov'è? Ie, kyōte mangetsu da no to omotte, nan senpai mo desho? Mo shokugyō byō desu ne, kore. E, masaka hontō ni nani ka? Mada nani to kimatta wake janai. Tada. Oh, ancora devono trovarla. Aigis doko ni? Sore ga 一度ペルソナの反応があって、その後すぐアイニスの反応も消えちゃって。ペルソナの反応ってまさかストレガ？ストレガの反応自体は出てない。
Ok, l'ha trovata. Yoshi, minna o yonde kure. Siamo arrivati. Ah. Sumimasen. Guarda come sta conciata. Watashi. Zenbu watashi ga dare nano ka. Anata no soba ni itakatta. Gomennasai. Gomen. No, poverina. Kimi ga ayamaru hitsuyou nante nai. Omae. Che faccia di cazzo. Ryoji-kun, nande koko ni? Aegis? Aegis non si muove più. Sembra aver smesso di funzionare. Doi koto da? Subete boku no sei nan da. Omae ga yatta tte koto ka? Yamero, Akihiko. Kare wa tatakau issho misete nai. Setsumei shite kurenai ka? Kimi wa nani mono da? Boku wa kimi tachi ga shadow to yobu mono to. Sono simile alle creature che chiamate ombre. Simile? Sono più di una semplice ombra. Sono il nunzio nato dall'unione dei 12 arcani. Ah! E infatti Ruby l'aveva capito. Nunzio. Bel nome. Sembra un nome però. Nunzio. Annunziato. Shadow no shōtai o shitteru no ka? Shitteru. Conosce la verità sulle ombre. Shadow tachi. Le ombre servono a facilitare la rinascita dell'essere materno. E il nunzio attira l'essere materno permettendole di svegliarsi. L'essere materno, ma che è la Madonna? Sino senkokusha. So. Hanaru mono te. Che cos'è questo essere materno? Siamo noi l'essere materno. Oi naru mono sa. Kimi tachi no gengo ni atehamaru kotoba wa nai. 10 nen mae, hitori no ningen no te ni yotte, soko de boku wa umaretan da. Demo ketsugou wa naze ka kyū ni chūdan sarete ne. Soshite boku wa Aegis to ai uchi ni natta. Aegis to? Hontou nano ka, Ryoji? Kanojo wa boku o fūin shiyou to sutemi de idonda. Soshite boku wa tamatama soko ni ita hitori no kodomo no naka ni fūin. Sono kodomo wa boku o yadoshita mama seichō shi. Che culo, per uno scherzo del destino, in seguito tornò qui, trasferendosi persino nella vostra scuola. Che coincidenza. Ho vissuto molto tempo dentro di lui. Dentro di me. Ma allora è il destino. Hai capito? Con il risveglio della sua persona anche le 12 ombre si sono risvegliate. Tutto per unirsi a me. Ryoji, tu sei il nunzio ed eri dentro di lui? Niente. Come continuare dopo? Niente post fight. Quel che ho appena sentito mi ha sconvolto. E oggi ha vissuto dentro di me per 10 anni, aspettando di stare in contatto con le 12 ombre. Quindi il ragazzo di nome Pharos in realtà è sempre stato Ryoji? L'abbiamo già capito. Ma niente boss fight. Yoru ni natta ra 4 kai no hiya ni shūgō shite kure.
わかりました。じゃあ、後でな。C'è andata di lusso. Chiccio. これで全員集まって。Stiamo parlando con lui tranquillamente. Ryoji-kun, もう大丈夫なの？ありがとう。僕なら大丈夫だ。それに僕には全てを伝える責任がある。Diccelo. Ryoji-kun. 早速だが、聞きたいことが山ほどある。君は昨日、シャドウたちの目的が母なる者の復活、その存在について。E cosa succede se ritorna l'essere materno? Si chiama Nyx. Nyx? Taiko. Kono hoshi ni shi naru mono. La madre delle ombre. In tempi antichi portò la morte in questo mondo. Ah, grazie. Grazie mille. Nyx. Se si sveglia il mondo verrà divorato dall'oscurità e tutta la vita cesserà di esistere. Che culo! Tutta la vita? Stai dicendo che moriranno tutti? Sarebbe più preciso dire che perderemo tutti la voglia di vivere! Beh, in realtà... Noi l'abbiamo già persa la voglia. Quindi anche con Nyx non cambierà un cazzo. Anzi, magari con Nyx ci viene l'effetto contrario. Ritorniamo veramente pimpanti e gioiosi della vita. E la ringrazieremo del dono ricevuto. Stai parlando dei perduti? Tutti sembrano arrivati alla stessa conclusione. Tutti gli esseri umani diventeranno come i perduti, portando all'estinzione della razza umana e alla fine del mondo. Sorena Horobic. Chiedo, carini soda da tostemo. Nanio, masaka fuseghenai toka iwanai yone. Sumanai. Matteo, nanio ayamatte no? Sonna kakute ette koto? Qui non c'è un modo per fermarlo. E mo? Sousa, kane ga natta no kitaro. Avete sentito la campana? È stato deciso in quel momento. Io sono il nunzio della morte. Il fatto che sia qui dimostra che la caduta è imminente. Praticamente sta arrivando l'apocalisse. Orobino Kakuyaku. Sono rimasti tutti senza parole. È inevitabile. Tutti gli esseri umani diventeranno perduti. L'esistenza di Ryoji conferma l'imminente estinzione dell'umanità. Quando accadrà? Non credo che vedrete la prossima primavera. Ma quindi tra qualche mese? Sì, ma Giumbe cerca di risollevare il morale a tutti. Ehi, perché siete così preoccupati? Al diavolo Nyx, no? Ci basta vincere e siamo a posto. Ah, certo, Giumbe, a combattere contro la madre delle ombre. Auguri. E non abbiamo mai perso uno scontro, no? Ah, certamente, ma io vado a dar ragione col cazzo. Non è così semplice. O meglio, non è possibile. Quando sei di fronte a Nyx, il potere non conta nulla. E combattere l'inevitabile, come la morte o lo scorrere del tempo. Non si può sconfiggere Nyx, semplicemente non si può. Quindi dobbiamo stare qui, seduti, tranquilli, aspettando la fine del mondo? Shadow が集まって生まれた存なのに人の姿をしてて君たちとこうして話せたりこれは僕が彼の中にいたことも。Ah, ecco perché vivendo dentro di noi ha avuto un aspetto umano. おかげで僕は。Per questo motivo posso darvi una scelta. 選択肢。ニュクスの訪れは
L'arrivo di Nyx è inevitabile, ma fino a quel momento potete vivere in pace. Dovrete semplicemente uccidermi. Cosa? Se il Nunzio scomparisse, tutti i ricordi dell'ora buia sparirebbero con me. Ciò cancellerebbe ogni ricordo di questa realtà senza speranza. Non ricordereste nulla. Ho capito, però comunque intanto alla fine del mondo arriverebbe lo stesso. Ah, cioè, giusto per non pensare, capito amore, alla fine. Quindi vivere gli ultimi mesi in tranquillità. La caduta arriverebbe in un istante, non soffrireste. Tecnicamente sono come Nyx, quindi non posso essere ucciso. Ma grazie a lui, una parte di me è adesso umana. Quindi credo che lui potrebbe riuscirci. Senza speranza di salvezza vivrete ogni giorno paralizzati dalla paura della vostra morte imminente. Non voglio farvi patire una simile tortura. Non mi piace nessuna scelta. Brava Yukari, dillo. Non capite il terrore della morte certa. Prima di prendere una decisione, riflettete su ciò che vi ho detto. Non dovete decidere ora, c'è ancora un po' di tempo. Il 31 dicembre, la vigilia di Capodanno, potete pensarci fino ad allora. Bella, raga, eh? Per iniziare alla grande l'anno nuovo. Dopo quella data, mi dissolverò nell'oscurità dell'ora buia e perderò la forma fisica. Di oggi? Ah, quindi poi non lo si potrà più... Cioè non lo si potrà uccidere poi, nel caso sparisce la forma fisica. Sparirò in ogni caso all'arrivo di Nyx, per cui non preoccupatevi per me. Tornerò alla vigilia di Capodanno. Oi, Matteo, Ryoji! Dame, Junpei-kun! Ima, Ryoji-kun no kehai ga... パッて消えたの リョウジ君 また来る L'umanità è destinata all'estinzione. Mi aspetto una decisione difficile. La morte è inevitabile. Il Nunzio ha di fatto condannato a morte tutti noi. Ora non riesco a pensare con lucidità. Come si fa a scegliere di che morte morire? Ma voi immaginate che ha cazzo di ansia. Bene, il mondo sta per finire. Caro protagonista, non hai voglia di fare le coccole con tutte. E infatti nessuno ha pensato ad Aegis. Infatti, Ryoji, dove? Quel pazzo bastardo deve essere fuori di testa per sparare tante cazzo dal nulla. Che stronzata, cavolo, non capisco. No, vabbè, ma tutte aggiunte, prima Chidori, poi questo qua. Ma veramente? Cioè, in ogni persona con cui lega, che ne so, o muore oppure rivela di essere la morte. Almeno il doggo non ci pensa.